Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del canale Mayevil95, qui vi parla Evilboy95 e siamo a fare una serie zen su World in Conflict Soviet Assault. Un gioco di strategia in tempo reale molto ben fatto, davvero per l'epoca uno dei migliori, in multigiocatore io ci ho giocato davvero tanto, era davvero fatto bene. Allora, controlliamo le impostazioni audio, sono tutti così, sottotitoli nessuno, perfetto, ragazzi, nuova campagna, ovviamente in molto difficile. Inseriamo il nostro nome, Evilboy95 Rus, perché è Rus. E ragazzi, ho scoperto che la versione Steam di World in Conflict ha il doppiaggio in inglese, mentre questa originale che ho io su disco, ho comprato l'edizione limitata quando uscì, al doppiaggio in italiano, quindi per fortuna godiamocelo. Data l'intransigenza dei giorni scorsi dei diplomatici NATO, la decisione di ieri di abbandonare la conferenza di pace di Malta non ha suscitato sorpresa. È evidente che la pace non fa parte dei loro progetti. Solo minacce, inganni e arroganza, soprusi perpetrati ai danni del popolo. Era inevitabile. Ci preparavamo alla guerra da troppo tempo per restare semplicemente lì a guardare. Eravamo come una molla pronta a scattare, impazienti di gettarci nella mischia. Aspettavamo solo un ordine: attaccare. Il morale era alto e gli uomini scherzavano, vantandosi che avrebbero schiacciato il nemico con un solo colpo. Ma alcuni non ridevano. Erano stati in Afghanistan. Sapevano cos'è la guerra. Guarda la strada, compagno. Volodio. Presto. Chi è quello? Non lo conosci? È il colonnello Orlovsky. È una leggenda. Ah, compagno maggiore Lebedev. È passato di tempo. Davvero, compagno Orlovsky? Mi chiedevo chi avrebbero mandato a farmi da babysitter. Il tuo comando è stato strategico per questa operazione, compagno. Chi altri potevano mandare se non me? Vedo che hai sempre un'alta considerazione di te stesso. Perché in fondo sono un pezzo grosso, no? O almeno il mio caro suocero lo è. Sono felice di vederti, amico. Allora, a che punto siamo? A buon punto. È tutto pronto.
Confesso che non sono molto contento. Il Politburo sa quello che fa. Il nostro compito è obbedire. Quindi hanno deciso. Contatta il tenente Romanov. Voglio un controllo finale delle linee di difesa avanzate. Coniale, tovarish Polkovnik! Mettimi in contatto con il tenente Romanov, subito. Quando? Presto. Tenente Romanov, invia la squadra Alfa in ricognizione a... Un momento. Attenti, ecco il colonnello. Tenente, il mio nome in codice è Sokol 1. Non ci saranno altre ricognizioni. Eseguirete il piano Odessa. Le difese aeree devono essere distrutte prima che inizi l'attacco principale. Il vostro obiettivo è distruggere due postazioni antiaeree. Armi pronte al fuoco. Siamo in guerra. Buona fortuna, tenente. Sokol 1, chiudo. Ok, ragazzi, finalmente, dopo una marea di introduzione, eccoci qua nell'azione. Abbiamo delle squadre svezze. Noi siamo russi. Siamo russi qui e... Siamo in posizione, primo. Qui allora. Siamo pronti a entrare nell'accampamento. Allora, una cosa che mi sono dimenticato di fare è che io assolutamente, che si è bloccato, ok. Minimappa con rotazione, se no, madonna, mi uccido. Per il resto, ok, riprendi il gioco. Allora, sgombereremo l'ingresso e neutralizzeremo la torre di guardia. Attendiamo il comando, tenente. Allora, dobbiamo conquistare... Noi siamo dall'altra parte del muro di Berlino, ovviamente, e dobbiamo distruggere le difese antiaeree, ok? Difese antiaerea americana prima di sferrare l'attacco. Ci siamo intrufolati in territorio americano. Andiamo. Neutralizzo il bersaglio. Queste unità sono scelte. Queste gli fanno una pippa. Attacco. Fuoco. Ricevuto. Attacco. Vabbè, dai, fin qua è abbastanza semplice. Poi l'interessante sarà quando sfondiamo il muro. Comunque. Muro che ovviamente... Adesso vi faccio vedere. Avanziamo. Queste sono truppe USA schifose. Andiamo con queste unità. Allora, dobbiamo... Non lasciare che i tuoi uomini si disperdano, Romanov. Non devono farsi scoprire. Non ci facciamo scoprire. Siamo pronti ad avanzare, tenente. Romanov, qui Sokol 1. La prima postazione antiaerea si trova a est. Ottimo. Rapidamente. Area sgombra. Questi si allontanano, quindi noi riusciamo a entrare qua. Avvistati elicotteri di ricognizione nemici. Ci teniamo fuori portata. Qui Svelda. Sto piazzando gli esplosivi. I tuoi uomini devono piazzare quelle cariche. Non possono farlo se non sono in posizione, Romanov. No, compagno tenente. Sarebbe un suicidio. Ottimo. Entriamo. Ok. Allora, è interessante questa fase stealth in un RTS. Vai a nord. È curioso, non si vede tutti i giorni in un RTS una fase stealth. Da quando? Ok, torre di guardia sgombra. Attacco. Torre di guardia neutralizzata. Ottimo. È bellissimo sto gioco, mamma mia. Dai. Neutralizziamo questi schifosi, stiamo lontani da qua. Eccolo il muro, ragazzi. Questo è il muro. Nemico ucciso. Che bello. Ah, mi mancava questo gioco. Siamo ovviamente a Berlino. Andiamo qua. Ok, ci teniamo lontani da lì. Distruggiamo la postazione antiaerea. Gruppo Alfa in azione. Romanov qui Zvezda. Siamo sull'obiettivo. Prepariamo il bersaglio per la demolizione. Fu così che crashò il gioco? Ok, ragazzi, non so cosa sia successo, ma è crashato il gioco. Adesso ho abbassato qualche impostazione grafica, si sa mai, perché c'ho il potato PC, anche gli FPS sono molto aumentati. Comunque, piccolo inconveniente. Eravamo arrivati qua a piazzare gli esplosivi.
Perfetto, mi anticipano. Abbiamo il bersaglio per la demolizione. Ottimo. Se crasha ancora, salto dalla finestra. Tutti gli esplosivi in posizione. Ok. Pronti all'esfiltrazione. Qui Sokol 1. Coordinate di esfiltrazione inviate. Dirigetevi verso la destinazione senza farvi scoprire. Le cariche saranno fatte esplodere quando lanceremo l'attacco. Ma nessuno si accorge dei cadaveri tipo questi? Allontanati dall'area al più presto. Nessuno se ne accorge? Vabbè. Rifiutare l'ordine, compagno tenente. Non rischierò la vita dei miei uomini in questo modo. Missione compiuta. Iniziamo l'esfiltrazione. Ci vediamo fra qualche giorno, tenente. Svelta. Chiudo. Ok, che bello la missione stealth. Eccellente lavoro, tenente. Gli uomini si disperderanno e torneranno qui nei prossimi giorni. Ora devi prepararti all'assalto imminente. Ti comunicherò l'ordine entro un'ora. Sokol 1, chiudo. Ok, godiamoci altra trama, perché la trama merita in questo gioco. Uno dei punti di forza. Davvero uno dei punti di forza. Ben fatta. Non come Panzers fatta male, comunque. No, oh, guarda chi c'è. Madonna, guarda quanto è fiero. Cheat Zeb. Ehi là, Grisha. È l'addestramento reclute? Una noia. Ma necessaria, compagno. Presto avremo bisogno di loro. Tovarische! No. Sono lieto di vedervi tutti qui oggi. E sarò ancora più contento di vedervi sfondare quel muro fra poco. Daremo una bella lezione a quei bastardi della NATO. Pensavano di sottometterci con l'arroganza. Pensavano che avremmo ripiegato. Ma oggi impareranno che l'armata rossa non cederà a nessuno. Oggi noi gli mostreremo la potenza dell'Unione Sovietica. Quegli uccelli, madonna, mica sincronizzati, eh. No, ho fatto benissimo, mi piace un sacco. Romanov, gli esplosivi salteranno fra 3, 2, 1, 0. E via con l'invasione. Di combattimento. Oggi libereremo Berlino Ovest dagli oppressori americani. Fra pochi minuti una pioggia di fuoco piomberà sul nemico. Madonna. Allora ragazzi, eccoci qua, abbiamo sfondato il muro di Berlino. Di artiglieria. Il muro verrà distrutto con esplosivi preinstallati. Ci penso io. Mazza, guarda, guarda qua. Qua c'è il muro e qua ci sono i miei carri armati. Alfa rossa, ripeto, Alfa rossa. Fatevi onore. La gru. Boom. Abbiamo tre obiettivi principali. Distruggere il sesto battaglione corazzato statunitense. Conquistare il ponte Molke sul fiume Spree e sgombrare la strada del Zitzenten Juni per uso del comando supremo. Ah, andiamo! Allora, io ho poche ma preziose unità. Avanza con il plotone di carri armati alla fase linea Volga. Distruggi... Che pensimi? Allora, chiamiamoli uno. E andiamo, abbiamo già dotazione di carri armati pesanti. Utilizziamo già i nostri proiettili HIT. Già le parate, madonna, subito, eh. A 12 possiamo richiedere ulteriore sbarramento. Per sicurezza, noi andiamo di munizioni pesanti. Ok, questa base è abbastanza lineare. Vedete quanto è fatta bene qua? Fatta davvero bene. Allora, le mie unità stanno bene. Richiediamo uno sbarramento di artiglieria qui. E noi avanziamo. Abbastanza semplice. Ed siamo in molto difficile. Ricordiamo, difficoltà molto difficile. Ok. Abbiamo praticamente... Investiamo. La cosa bella è World in Conflict, che i soldati possono essere investiti. Letteralmente investiti. E c'è uno zoom che va da così zoomato
a così poco. Anzi, si può zoomare di meno addirittura, però... Ok, le mie unità sembrano quasi non subire danni, in realtà le stanno subendo, perché sono, le altre unità sono concentrate contro gli altri. Perfetto. Ultima unità. Ok. Avanza, avanza. Allora, avanziamo, loro si ritirano. Perfetto. Raggiungi al più presto la linea, Romanov. Ci penso io. Sokol 1, qui Malashenko. La resistenza è più massiccia del previsto. Brioma. Ricevuto, Malashenko. Ti mando assistenza. Malashenko, Malashenko. Il nostro... Non Weatherby, mi viene in mente Weatherby, ma quello è Ruse. È il nostro... Come si chiama? Il nostro Bannon. Diciamo, spero che tutti, o almeno gran parte di voi, sappiano, conoscano questo gioco. È davvero un pezzo di storia, davvero fatto benissimo, non si può dire nient'altro, un gioco bellissimo. E là, e qua? E qua? E qua? Molto bene, tenente. Pensavi? Ottimo, ottimo, stiamo avanzando nel territorio della Germania. Oh! Dobbiamo assicurarci il controllo di quell'incrocio. Attaccherà il nemico sul fianco, mentre Malashenko avanzerà. Va bene, non c'è problema, signor capitano. Allora, ragazzi, tutto in posizione, andiamo qui subito. Avanziamo. Dobbiamo muoverci. Ottimo. In fretta, tenente. Metti le tue unità in posizione. Non dimenticare. Ci penso io. Copertura di fuoco quando ne hai bisogno. E chi se la dimentica la copertura di fuoco? Andiamo con questa qua che mi piace di più. Ok, perfetto, perfetto, ragazzi. Tutto sta procedendo come previsto. Spariamo, esatto, contro di loro. Queste sono unità generiche. Qua invece abbiamo proprio la scritta Malashenko. No, non c'è. Progettato di fretta. Allora, perfetto, ragazzi. Allora, avanziamo. Facciamo fuori queste unità pesanti. Tanto queste unità sono antifanteria, questi bunker. Non ci danno fastidio. Ok, iniziamo ad avanzare. Perfetto. Le mie unità iniziano a subire un po' di danni. La cosa non è positiva. Separiamo il nostro plotone. Due unità le mandiamo qua. Le altre due le lasciamo qua. Da notare che le nostre unità hanno il grado massimo di generale, quindi sono unità più forti rispetto alle altre. Come se hanno tanta esperienza, diciamo. C'è un sistema di esperienza simile a Panzers 2. Però nelle missioni iniziali, visto che dobbiamo avere la superiorità, ci danno già le unità skillate, diciamo. Però non durerà molto sta cosa. Già dalla prossima beh, tutorial. Ora dobbiamo allestire le difese prima che ci penso io. Stanno dentro i pallini verdi, noi creiamo questi bunker. Questo è un bunker antifanteria. Poi si creerà un bunker anticarro e infine un bunker antiaereo. Perfetto. Perfetto. Abbiamo unità un po' mal ridotte, però tutto procede come previsto. Sì, 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 sì. Perfetto, adesso aspettiamo. Perfetto. È sotto controllo. Perfetto, perfetto. Chiama Sokol 1. Siamo sotto attacco pesante al ponte Mokhte. Non possiamo resistere. Hanno degli elicotteri. Ripeto, hanno degli elicotteri. Nepper. Rispondi, Nepper. Short. Dobbiamo conquistare il ponte Mokhte o l'intero fianco cadrà. Romano, yeah. Porta rinforzi alla sezione B e prendi quel ponte. Ci penso io, ci penso io. Hai bisogno di supporto antiaereo per eliminare quegli elicotteri. Chiama rinforzi sul canale di supporto. Ok, ci penso io. Gli americani ti faranno a pezzi se non riuscirai a difenderti, tenente. E questa? Guarda cosa c'è qui. Allora, aspettiamo che arrivino le nostre unità antiaeree. Va, va. Ora procedi verso il ponte. Ottimo. Elimina qualsiasi velivolo nemico. Queste sono... No, quale unità? Noi possiamo richiederle. In avvicinamento, tenente. Ci penso io. Guardate l'antiaerea russa. Ah. Wow, 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 wow. Otteniamo il fumo, così gli elicotteri non ci vedono più. Non possiamo perdere nessuna unità, ragazzi. Io voglio fare la missione fatta bene senza avere perdite o ridurle al minimo. È normale perdere, in questo gioco è previsto che perdi unità. È previsto che si perdano unità per il motivo
che ovviamente... fumo, volevi? Per il motivo che noi abbiamo, possiamo richiedere rinforzi una volta che l'unità le perdiamo, quindi è previsto, ecco. Allora, distruggiamo queste bastarde. Qua, facciamo così. Ok. Andiamo avanti. Questi sono rinforzi alleati, perfetto. Allora, gli uno vanno qua, gentilmente. I due, che è l'antiere, lasciamo un pochino più indietro. Ottimo, ottimo, ottimo. Usiamo le hit. Per fortuna sei arrivato in tempo, Romanov. L'intero fianco stava per cedere. Avanza e presidia il ponte. Attenzione, fumo. Perfetto. Ok. Mettiamoci così. Madonna, qua vi demolisco con l'artiglieria. Ottimo. Ora mantieni la posizione e allestisci sbarramenti di sacchi di sabbia. Ci penso io. Non ho nulla per ripararmi, questo è interessante. Usiamo il fumo per nascondere le unità. Oh, arrivano le unità che riparano, vedete? Queste unità sono riparatrici, però non credo riparino noi. Invece sì. Ottimo, il comando ci ha mandato. Abbiamo bisogno anche di postazioni anticarro, Romanov. Metti gli uomini al lavoro. Ci penso io, Tafaric, come zir. Usiamo i proiettili hit. Ottimo, spero che vi stia divertendo. A me piace un sacco sto gioco. Allora, ottimo, ottimo. Il ponte Molke è ora sotto controllo. E il viaggio nord è stato presidiato. Dobbiamo molto al tenente Romanov. Grazie, grazie. Grazie. Andiamo di qua. Ci hanno riparato tutto, queste unità, ottimo. Tenente, sei riassegnato alla sezione B. Stanno formando una linea di combattimento in questo momento. Prendi posizione e prepara l'avanzata. Abbiamo ricevuto più rinforzi. Io direi il blindato pesante... per colmare le perdite. Non ho avuto perdite, Tafuari, cioè. Allora, richiediamo qua i nostri rinforzi. Questo fumo è dove mi arrivano le unità. Ok. Romanov, avanza con la sezione B verso il viale principale e raggiungi il capitano Malashenko. Gli americani stanno preparando un contrattacco. Che penso io, che penso io. Sezione A, avanzate. Sezione B, avanzate. Fate di oggi un giorno da ricordare, compagni. Andiamo! Allora, il 2 mi deve seguire questa unità. Ok. Ottimo. Soccolo 1, Malashenko nel Sviazi. Gli elicotteri NATO ci attaccano, abbiamo bisogno di supporto antiaereo immediato. Ci penso io. Madonna, guarda qua, quante unità. Ci penso io, Malashenko, ti sto mandando l'antiaerea, non ti preoccupare. Sta arrivando antiaerea, non ti preoccupare. L'antiaerea è così stupida da camminare nel fuoco? Vabbè. Minchia, si fa tanto male, vabbè. Sto arrivando, non ti preoccupare. Soccolo 1, mando anche rinforzi antiaerei contro il mio compagno Malashenko. Eccolo qua. L'avanzata procede bene. Tac. Raggiungere il capitano Malashenko. Ce l'ho fatta. Formerete la barriera contro cui si fionderanno gli americani e li distruggerete. Ce l'ho fatta, devi soddisfare. Malashenko a rapporto. Govorit Malashenko. Ci dirigiamo verso le posizioni avanzate. Oh, okay. Vedo carri armati americani in avvicinamento. Bene, stanno per lanciare il contrattacco. Grazie, tenente. Oggi hai salvato molte vite. Non di niente. Malashenko. Oh, grazie. Ottimo. Questa, guarda, la trama di World in Conflict davvero, ragazzi, è incredibile. È fatta davvero bene, anche questa del DLC russo che sto giocando adesso. Davvero fatta bene. Allora, andiamo. Ah, hit ricaricati, perfetto, ci mettiamo qua. Ok, sto conquistando il perimetro. Tutte le unità sono in posizione e gli americani si stanno avvicinando. Le sezioni A e B continueranno a chiudere i buchi, mentre il tenente Romanov e il capitano Malashenko respingeranno il nemico al centro. Ci penso io a respingere il nemico, dove sono? Dove sono? Romanov,
assegno il comando di tutte le unità di copertura di fuoco. Oh. In arrivo bombardieri T-95. Ma fino a quel momento dovrai usare tutta la copertura disponibile per spingere l'attacco americano. Il primo scaglione nemico è qui. Richiedi artiglieria e un attacco aereo, Roma. Minchia, se richiedo artiglieria. Io voglio utilizzare la bomba termobarica. Copertura di fuoco in modo indiscriminato, danneggeremo il viale. Chi se ne frega? Il mio obiettivo è vincere questa battaglia, capitano. Non preservare lo scenario della parata del comando supremo. Procedi con la missione. Ricevuto Sokol 1. Beh, è vero, chi se ne frega se è la strada dei buchi. A me mi frega un cazzo, io voglio supporto. Tutto ciò che hanno in questo attacco. Vedo. Che bella la bomba termobarica, avete visto? Un giorno memorabile per la madre patria e il socialismo. Presto Berlino Ovest sarà liberata. Assolutamente sì. Usiamo gli hit. Ok, ragazzi. Ottimo. Bomba termobarica in arrivo. Vi faccio uno zoom sulla bomba termobarica appena arriva. C'è un aereo che sgancia. Quello è vero. Da stupidi e moriranno. Eccolo, bomba termobarica, ragazzi. Quanto è bello sto gioco, man. Ok. Ottimo, ragazzi, ottimo. Stiamo, noi avanziamo anche un po', tanto qua è preservato. Usiamo le munizioni hit. Perfetto, continuiamo con altre bombe termobariche. Questa missione è facilissima, anche se è molto difficile. In arrivo per eliminare i nemici rimanenti. Ritiriamoci. State in posizione. Non avanzate nell'area bersaglio. Ci penso io. Stiamo fermi. Boom. Attenzione. Stiamo per sganciare gli esplosivi. State lontani. Aia, aia, aia. Eccoli. Precisi, Attacco riuscito, torniamo alla base. Berkut, chiudo. Li abbiamo ottimo. Schiacciati. Via, Sokol 1, a tutte le unità di combattimento. Gli americani sono stati sconfitti e il viale è sicuro. Sono immensamente fiero di tutti voi, ma vi chiedo di onorare i nostri compagni che oggi sono morti in battaglia. Senza il loro sacrificio, questa vittoria non sarebbe stata possibile. Sokol 1, chiudo. Ragazzi, è stato un piacere. C'è ancora trama e la cosa mi piace. E così è iniziata. È iniziata, sì. Mi chiedo quando finirà. Speriamo presto. Oggi è stata una vittoria facile. Domani, chissà. È vero. Ecco mio nipote Coglia. Oggi si è davvero fatto onore. Tovarish Polkovnik, capitano Malashenko a rapporto. Riposo, compagno. Questo è il maggiore Lebedev. Piacere di conoscerti, compagno. È stata una vittoria schiacciante e il tuo contributo è stato fondamentale. È solo la prima. Presto tutta l'Europa vedrà la gloria del socialismo. Ci sarai anche tu, zio? Sì, ho questo onore. Ora torna alla tua unità, Nikolai. Dì agli uomini che sono fiero di loro. Lo farò, zio. Combatteremo fino all'ultimo per il trionfo della nostra causa. Compagno maggiore... Via tutto sua madre. Qualche altro elemento come lui e finirà tutto entro una settimana. Spero che tu abbia ragione, Valery Fedorovich. Lo spero. Vedremo cosa succederà. Comunque, per ora, ragazzi, è stata una vittoria. Era facilissima questa missione. Confido in un vostro feedback. Molto difficile.
Berlino Ovest è stata liberata dall'oppressore straniero e il tuo intervento è stato encomiabile, compagno tenente. Il comando supremo si è rammaricato dei danni eccessivi riportati dalla Strasse des 17 giugno. Ma il fatto che tu sia riuscito ad assicurarti il controllo della città compensa questa piccola mancanza. Continuiamo così e presto la guerra sarà finita. Al prossimo episodio, ragazzi.